Buonasera a tutti dal Millennium, nona giornata di Minor League. Questa sera in campo Dark Shadow contro la capolista Santos. Attenzione adesso da parte di Capezzuto, che arriva al limite dell'area. Il tiro di Capezzuto che si insacca alle spalle del portiere ed è 1-0 in favore di Dark Shadow. Punizione per il Santos, il tiro che viene deviato e si stampa sul palo. Salva la formazione Dark Shadow. Fa ripartire l'azione dei Dark Shadow sulla destra. Attenzione, la conclusione e la respinta da parte del portiere ha dato. Prova ancora Musco, la deviazione del portiere sulla traversa. Vicino al 2-0 la formazione Maglia Oro. Moreno porta avanti il pallone. Il tiro che viene in qualche modo deviato dal portiere in calcio d'angolo. Attenzione adesso a Guarino, limite dell'area di rigore. Il passaggio dentro e Guarino riesce a mettere in porta il gol dell'1-1. Pareggio quindi del Santos al 17esimo. Attenzione, pallone buono per Paolucci, solo davanti al portiere. 2-1 del Santos, che riesce a ribaltare la partita al 22esimo. Arriva il duplice fischio dell'arbitro. Finisce qui il primo tempo. Santos in vantaggio per 2-1 su Dark Shadow. Battuto il calcio d'inizio della ripresa, si riparte dal 2-1 in favore del Santos. Gabriel sul punto di battuta di questa punizione. E arriva il 2-2 di Dark Shadow. Provato Spadera a deviare il tentativo dalla distanza, ma non l'ha potuto. 2-2. Calcio di punizione per formazione Dark Shadow. Capezzuto, palo pieno, vicinissima al vantaggio la formazione in maglietta oro. Capezzuto, spazio per allargare sulla destra, serve Dauria in aria. 3-2 dei Dark Shadow, che quindi riescono a riportarsi in vantaggio. Grande azione di Capezzuto, poi Dario riesce a insaccare alle spalle del portiere, che non l'ha potuto. Attenzione al Santos, che con Guarino va vicino al gol del 3-3, deviazione provvidenziale del portiere. Moreno, limite dell'area di rigore, il tiro, la respinta del portiere. Panzeri in area di rigore, colpo di testa di Spadera, deviazione del portiere. Altro corner in favore del Santos. Dauria, il tiro! E arriva il gol del 4-2 Dark Shadow. Altra punizione magistrale dell'esterno. Pallone dentro, attenzione, la deviazione da parte di Barile. E arriva il 4-3, Santos che rientra in partita. Probabilmente ultima punizione dell'incontro in favore di Dark Shadow. Capezzuto in corsa, pallone alto sopra la traversa. Non c'è più tempo, il match termina qui. Dark Shadow batte la capolista Santos per 4-3 in questa nona giornata di Minor League. Linea all'intervista. Siamo qui dall'area interviste del Millennium. Nella nona giornata di Minor League, Dark Shadow ha appena battuto per 4-3 il Santos. Abbiamo i nostri ospiti Carlo Capezzuto e Nello Dauria. Buonasera ragazzi. Allora Carlo, una partita tirata fino all'ultimo momento. Siete riusciti però a portare a casa un'importante vittoria contro la capolista di questo girone. Vittoria che vi rilancia anche per le prime posizioni. Diciamo che non ci interessa vincere il girone, anche perché non abbiamo una squadra vera e propria. Veniamo sempre in 8-9 persone diverse, però questa partita è stata veramente molto tirata, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Tra gli innesti più importanti che avete fatto in queste ultime partite, sicuramente il nostro ospite Nello Dauria, stasera autore di una bella tripletta, 2 gol su calcio di punizione, la seconda stupenda. Dauria, un commento sui tuoi gol in generale, in particolare sulla seconda rete che hai realizzato. È stata una bella partita, ci siamo divertiti, questo è l'importante. Due gol davvero fenomeno, vorrei mettere vicino. Finalmente abbiamo avuto un acquisto speciale per me, oltre al fatto calcistico anche affettivo, ci conosciamo da una vita e spero di poterlo portare sempre nella nostra squadra. Grazie. Va bene ragazzi, vi ringraziamo, vi lasciamo andare, dalle interviste è tutto, alla prossima. Grazie.